Nel 1989 il mondo stava cambiando a una velocità impressionante. Le immagini dell'abbattimento del muro di Berlino, il simbolo concreto della divisione tra est ed ovest, rimbalzavano sugli schermi di tutto il mondo. Anche in Italia quelle scene portavano un segnale inequivocabile. Un'era stava finendo. Il comunismo, per come lo si era conosciuto, stava per affrontare una trasformazione irreversibile. In questo contesto, il 12 novembre 1989, Achille Occhietto, segretario del Partito Comunista Italiano, fece una mossa storica. Il PCI, il più grande partito comunista dell'Europa occidentale, avrebbe cambiato nome. Questo momento, che sarebbe passato alla storia come la svolta della Bolognina, segnò l'inizio della fine di un'epoca politica. Occhietto non scelse quel giorno per caso. Sapeva benissimo che la caduta del muro non era solo un evento simbolico, ma il preludio di una valanga politica che avrebbe travolto l'intero blocco comunista. Il suo discorso fu breve, ma il messaggio era chiarissimo. Il partito non poteva più permettersi di restare ancorato al passato. Questo annuncio, però, aprì immediatamente una ferita nel cuore del PCI. Armando Cossutta, uno dei volti più noti del partito, guidò l'opposizione interna, mentre i giovani, come Massimo D'Alema, vedevano nella svolta una necessità inevitabile. Nel febbraio 1991 il PCI cessava ufficialmente di esistere e al suo posto nacque il Partito Democratico della Sinistra. Per decenni il PCI era stato il cuore pulsante di milioni di lavoratori italiani, il simbolo delle speranze e delle lotte. Adattarsi al nuovo mondo significava per molti tradire quelle stesse speranze. Un terzo dell'elettorato, un italiano su tre, vota comunista. Nel giro di pochi mesi, oltre 400.000 iscritti lasciarono il partito, segnando la fine di un'epoca e di una delle più grandi forze politiche mai viste in Europa occidentale. Con la dissoluzione del PCI si chiuse un capitolo fondamentale della storia italiana. Non era solo la fine di un partito, ma per molti anche la fine del sogno che un'alternativa reale potesse essere costruita, un mondo diverso, dove la giustizia sociale potesse vincere sulle condizioni esistenti.